Però è una consapevolezza molto poco riscontrata, non solo da chi utilizza il web in modo ludico o in modo, diciamo, individuale, ma anche e soprattutto da parte dei professionisti. In molti casi sì, Sì. in molti casi sì. Io ho ricordato nel convegno un episodio che tutti drammaticamente ricordiamo, è quello che è avvenuto circa un anno fa a Mesagne, quando vennero messe due bombole di gas davanti a una scuola e una studentessa morì, e nel giro di poche ore furono i giornalisti professionisti, ai noi, a fornire il nome, il cognome, l'indirizzo IP, il numero di telefono e anche la fotografia di casa di un uomo che non era neanche stato sospettato, era stato interrogato e subito rilasciato in questura. Quello fu un episodio di una gravità senza precedenti, io credo. Certamente, se manca l'assunzione di responsabilità da parte dei professionisti quando stanno nel web, ma oserei dire anche di molti intellettuali che sono nel web e pensano di poter usare il web come il caffè, il bar sotto casa, dove si può dire tutto. Purtroppo nel momento in cui la parola è scritta ed è visibile pubblicamente non si può dire tutto. Soprattutto il web è un mezzo che ha una memoria lunghissima, per cui gli esempi che possono essere cancellati sull'edizione cartacea con una smentita, ma anche col fatto che le edizioni spariscono dopo un po' di tempo, sul web questo non succede. E questo è un ulteriore problema di quello che è un po' l'inconscio digitale della nostra vita. È vero, ed è un problema mai abbastanza posto, anzi ogni volta che viene posto chi lo fa viene accusato di essere un nudista. Mi viene un po' da sorridere perché siamo a 50 anni quasi da apocalittici integrati nel vecchio ego e ancora vige quella divisione, tecno-entusiasti dalla parte e tecno-apocalittici teoricamente dall'altra, ma non è così perché nessun mezzo, tantomeno un mezzo estremamente complesso come la rete è fatto di divisioni bianco-nero. Bisogna poter ragionare sulla rete, sui punti critici, senza magari mai dimenticare che la rete potrebbe anche essere democratica, ma che in questo momento è in mano a un pugno di multinazionali. Quindi quello che noi facciamo ha anche un altro versante, ovvero arricchire chi ci sta dicendo che ci fornisce gratis un servizio che gratis non è. Certo, arricchire non solo economicamente ma anche dal punto di vista dell'informazione. Di Accidenti. fatto noi stiamo dando tutte le nostre informazioni della nostra vita in mano a un potere di cui non solo non lo conosciamo ma neppure lo conosciamo. È la parte oscura della rete questa. Diciamo che è la parte di cui occorre avere sempre più consapevolezza e bisogna far sì che il tecnoentusiasmo, coloro che dicono il futuro è questo e non si discute, vuoi mica tornare indietro, non prevalgano su chi dice va bene, siamo su questa strada, benissimo, una strada che può essere meravigliosa, analizziamone i vantaggi e gli svantaggi. Sì, infatti la consapevolezza è la cosa più importante. Quindi, in conclusione, che cosa può fare il comunicatore, il giornalista, la scrittrice, la donna in rete? Forse magari sono anche più consapevoli le donne di quello che è l'utilizzo che viene fatto della comunicazione in sé. Che cosa si può fare per sostenere la consapevolezza? Essere responsabili di quello che si scrive e pretendere responsabilità da chi scrive sui mezzi che tu usi, sulla tua bacheca Facebook, sul tuo profilo Twitter e sul suo blog. Se non accettano il richiamo a quella responsabilità, onestamente, a costo di essere accusati di essere antidemocratici, congedarsi. Certo, quindi non essere assertivi, ma essere protagonisti del proprio spazio virtuale. Ti ringraziamo molto e a presto. Grazie, buon lavoro. Grazie.